aperto un'inchiesta. Provenienza: Ministero della Difesa, destinatario la struttura del SID, il Servizio Informazioni Difesa contro Spionaggio, a Beirut, Libano. Oggetto: contatti con gruppi del terrorismo medio orientale al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Documento a distruzione immediata. Data, e qui è il lato davvero sconcertante, 2 marzo 1978, 14 giorni prima del rapimento del presidente DC. L'autore del messaggio, un ex agente segreto del SID, Antonino Arconte, nome in codice G71, dove G sta per Gladio, l'organizzazione del controspionaggio in funzione antisovietica. Di Arconte non c'è traccia nei registri matricolari dei nostri servizi segreti. Mi sono presentato alla Spezia il 6 marzo 78, a mattina, mi ricordo che erano le 8 del mattino. 10 giorni prima del rapimento dell'onorevole Moro. Questo lo posso venire a sapere adesso dai giornalisti, all'epoca non sapevo neanche chi fosse l'onorevole Moro. Ho ricevuto un plico sigillato, come sempre, contenente documenti, e sono partito il 6 marzo del 78 dalla Spezia sul Jumbo M diretto a Beirut, alla sera verso le 8 o le 9 della sera, e sono arrivato 4-5 giorni dopo, presumo l'11-12 marzo, a Beirut. Lei da Beirut poi va ad Alessandria d'Egitto. Sì. E lì in navigazione sa del rapimento. Durante la navigazione, avevo avuto modo di leggerlo, adesso non sto a descrivere, però è stato un caso, perché io non devo sapere che cosa stavo consegnando, non era una cosa indirizzata a me, io stavo in quell'occasione semplicemente facendo da porta ordine. Vengo a sapere in navigazione da Beirut ad Alessandria d'Egitto, quindi 4-5 giorni di navigazione ci vogliono per quel passaggio. Vengo a sapere da un fonogramma di Roma Radio, non esistevano i telefonini, che è telegrafico proprio. L'onorevole Moro era stato sequestrato dalle BR e la sua scorta trucidata in via Fani. Fine. Io lei non che so ha altro. Pensato? Niente, perché non collegavo, io ero proprio estraneo a queste cose, non collegavo l'ordine. La data, non avevo neanche visto la data del 2 marzo su quell'ordine, io non sapevo neanche che giorno era quel giorno, però mi ricordo, perché ho documenti a confortarlo, che si trattava di quella range di tempo. A quanto lei risulta, sì. L'onorevole Moro è stato avvertito che stava per essere rapito? In seguito poi anche col colonnello Ferraro abbiamo discusso di queste cose, perché lui ha avuto dei gravi problemi, ha rischiato di essere assassinato a Beirut a febbraio dell'86, quando io sono stato dato per disperso nel RIF, nella catena dell'Atlante, e abbiamo ragionato tra di noi e secondo noi sì, perché Giovannone, oltretutto dal carcere Moro chiedeva che il colonnello Giovannone fosse richiamato a Roma per trattare la sua liberazione, come lui probabilmente aveva già fatto, stava già cercando di organizzare, perché probabilmente si è saputo che c'era questa cosa in preparazione, non sapendo il giorno preciso, e ci si era preparati a come deve fare qualsiasi servizio di controspionaggio, come era l'organizzazione di Gladio. Ecco perché Gladio, cioè il controspionaggio italiano, andava a riferirsi a Libano, a Beirut, per in qualche maniera salvaguardare l'onorevole Moro. Perché secondo noi all'epoca le Brigate Rosse erano una frangia, come dice il nome del resto, sembra una cosa di Paperino che tutti fanno finta di ignorare, erano una frazione dell'Armata Rossa, come la RAF tedesca era una Rote Armee Fraktion, che era una frazione dell'Armata Rossa, erano tutti collegati come i gruppi di Al-Fatah palestinesi. Lei ha fatto quei servizi e sa che lì nei campi profughi del Libano c'erano agenti del KGB ad addestrare.